Ciao a tutti, la gelosia funziona nella seduzione? Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, veniamo al tema della gelosia. Allora, teniamo presente intanto che la gelosia è un veleno mentale, per cui se riesci a eliminarla è molto meglio. La gelosia è un veleno mentale e nella seduzione però può essere utilizzata. Può essere utilizzata con dei criteri però particolari. Allora, la prima cosa che devi prendere in considerazione è che se vuoi conquistare, se vuoi sedurre qualcuno, devi utilizzare degli antagonisti. L'antagonista è ciò che si frappone tra te e l'oggetto del desiderio. L'antagonista è fondamentale perché suscita desiderio, ovviamente. Quindi vuol dire rendere difficile la tua conquista oppure fargli percepire la possibilità di perderti. Ma come utilizzare la gelosia? Come utilizzare questi antagonisti? Beh, intanto gli antagonisti possono essere del sesso opposto, ma anche dello stesso sesso. Possono essere istituzionali o trasgressivi. Vanno utilizzati sulla base delle caratteristiche dell'altra persona. Quindi la prima cosa che devi fare è capire la tipologia dell'altra persona. Cioè, fondamentalmente capire se l'altra persona è prevalentemente istituzionale o trasgressiva. Perché se è istituzionale, tu potresti utilizzare un antagonista trasgressivo dell'altro sesso, oppure un antagonista istituzionale dello stesso sesso. Cioè no, dell'altro sesso sempre, cioè se lui è uomo l'antagonista può essere uomo trasgressivo ma anche donna trasgressiva oppure uomo istituzionale. Se invece lui è trasgressivo viceversa. Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu devi mettere mano, diciamo così, a dei comportamenti tali per cui lui presuma l'esistenza di un antagonista. O lei presuma l'esistenza di un antagonista. Se poi c'è l'antagonista reale, ancora meglio, ma va benissimo anche l'antagonista presunto, lo desume dai tuoi comportamenti di distacco. È ovvio che poi dovrai lasciare delle tracce, delle esche, per far capire se lui è istituzionale, vale molto di più un antagonista trasgressivo, perché ha difficoltà come dire, a controbatterlo, tra virgolette. Se lui è trasgressivo, va molto meglio un antagonista istituzionale, perché se mette un antagonista istituzionale avrà difficoltà a reagire, diciamo così, a questo antagonista, avrà difficoltà in qualche modo a prendere le distanze. Questo è un fatto fondamentale, devi tenere presente questo. E se invece l'antagonista è un antagonista di tipo, diciamo, trasgressivo, tu devi, e lui è trasgressivo, tu devi trovare un grande Cesare molto più trasgressivo di lui. Il grande Cesare che in qualche modo lo mette fuori gioco, insomma, questo è fondamentale. Gli antagonisti funzionano per acquisire potenziale e ci sono delle persone, se poi lui avesse il condizionamento, fosse stato condizionato o si fosse sentito vincolato nella libertà da piccolo, allora gli antagonisti funzionano molto bene. Le persone che si sono sentite vincolate nella libertà hanno avuto o il complesso del rifiuto o quello dell'essere svergognati o anche l'essere, diciamo, manipolati in qualche modo. Ecco, tutte queste persone funziona molto bene l'antagonista. Però la capacità vera del seduttore è quella di capire con che persona hai a che fare. Questo è fondamentale. Se tu capisci con che persona hai a che fare, puoi ottenere degli ottimi risultati. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.